Nessun buco né soldi da recuperare. Le tasche del comune di Capannori stanno bene. E questa è in sintesi la chiosa dell'assessora al bilancio Ilaria Carmassi, dopo che ieri i gruppi di opposizione avevano messo in discussione la salute dei bilanci, parlando di un disavanzo di oltre 2 milioni di euro. A far traballare le certezze contabili dell'ente di Piazza Aldomoro è stato infatti un documento della Corte dei Conti, nel quale vengono chiesti al Comune chiarimenti in merito alla gestione delle risorse e dei fondi vincolati. Secondo l'amministrazione comunale si tratterebbe però solo di meri tecnicismi, che non andranno a incidere sul benessere del territorio e dei cittadini. Il bilancio del comune di Capannori è solido e ben gestito. Sono confermati tutti gli investimenti previsti per il 2023, così come sono confermati i tanti progetti e servizi rivolti al cittadino. La Corte dei Conti, nell'ambito della sua attività di controllo, ha effettuato delle segnalazioni tecniche che saranno risolte con correttivi tecnici. Tutto questo non incide sulla vita dei cittadini. Si tratta veramente di questioni tecniche di bilancio che saranno gestite nei tempi previsti e che in ogni caso non andranno ad influire sugli investimenti in programmazione, sull'attività dell'amministrazione e sui servizi per i cittadini.